La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame delle mozioni Vito ed altri 1.346, Cozzolino ed altri 1.384, Fiano, Pizzolante, Monchiero, Fautilli ed altri 1.385, Piras ed altri 1.386, concernenti iniziative per il rinnovo dei contratti di comparti dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate. Ricordo che nella seduta del 10 ottobre 2016 si è conclusa la discussione sulle linee generali. Avverto che sono state presentate le mozioni Andrea Maestri ed altri numero 1.387, Molteni ed altri 1.388, Palese ed altri 1.389. E io andrei avanti se non disturbo. E Rizzetti ed altri 1.390 e le risoluzioni Fabri e Fiano numero 6.261, Mucci ed altri 6.262 e Pili e Mucci 6.263. I relativi testi sono in distribuzione. Il rappresentante del governo ha facoltà di intervenire esprimendo, anzi la rappresentante del governo ha facoltà di intervenire esprimendo altresì il parere sulle mozioni e sulle risoluzioni presentate. Prego, Ministro Madia. Presidente, grazie. Allora, mozione del deputato Vito, parere favorevole. Mozione del deputato Cozzolino, prima firma Cozzolino, parere favorevole, subordinato alla riformulazione del secondo impegno del Governo, premettendo all'impegno le seguenti parole: a valutare l'opportunità. Mozione del deputato Fiano, parere favorevole. Mozione del deputato Piras, parere favorevole. Mozione Maestri, parere favorevole, con tre possibili riformulazioni. La prima, al primo impegno del Governo, in modo che si interrompa dopo le parole Corte Costituzionale numero 178 del 2015 e quindi con la conseguente soppressione delle parole da che sancisce fino alle parole collettivi nazionali. La seconda riformulazione che proponiamo del secondo impegno del Governo: a valutare nell'ambito dei vari processi di riordino in atto l'opportunità di una disciplina del trattamento retributivo e pensionistico dei Vigili del Fuoco quanto più omogeneo possibile a quello degli altri corpi. La terza riformulazione che proponiamo al terzo impegno del Governo, premettendo allo stesso le seguenti parole: a valutare anche compatibilmente con le nuove procedure concorsuali in corso l'opportunità di. Mozione Molteni, parere favorevole solo con riferimento al primo e al decimo impegno. Per quanto riguarda gli altri impegni, proponiamo lo stralcio.